Ciao ragazze, ciao ragazzi, nuovo Nicole risponde per voi direttamente dall'Olanda. Sì, vi avevo chiesto su Instagram di lasciarmi le domande e quindi me le sono salvate. Ovviamente non posso rispondere a tutti, ragazzi, mi scuso già in anticipo perché veramente siete in troppi, lo sapete ormai, però ho selezionato magari le domande che ho visto erano un pochino più gettonate, quindi magari se una domanda mi è arrivata più volte, ecco, sicuramente risponderò così almeno riesco a rispondere a quante più persone possibili. Prima domanda è: che ne hai fatto del vestito da sposa? E non me l'aspettavo questa domanda, ma stranamente me l'avete chiesto in tanti, quindi non so come mai interessi che cosa è successo al mio abito da sposa, ma non gli è successo niente, è a casa. E quindi non sapevo, non capisco la curiosità, ma assolutamente è giusto che ci sia e quindi vi rispondo, ragazzi, sì, è a casa il mio abito da sposa e basta, questo è quanto, non l'ho mai più riaperto, quindi l'ho visto soltanto quel giorno ed è rimasto lì. Altra domanda molto gettonata è se mi pesa dare sempre spiegazioni sulla mia vita sentimentale e qui voglio essere molto sincera nel dirvi che no, non mi dispiace perché è una cosa che comunque, tra virgolette, mi sono cercata io, nel senso che sono io che ho iniziato a condividere la mia vita su YouTube per il piacere di farlo inizialmente con quelle poche persone che mi seguivano, adesso che siete in tantissimi con tutti voi, ma sono io che ho fatto questa scelta, che poi è una scelta, si è rivelata una scelta di vita gigante, che io non mi aspettavo inizialmente, però sono stata io a voler condividere, sono io che voglio condividere la mia vita con voi, quindi anche quando si tratta, ovviamente ci sono cose che si condividono con gioia, felicità e spensieratezza, e poi ci sono cose della vita che si condividono con un po' più di difficoltà, però ci tengo comunque a farlo perché se, appunto, come vi dicevo nello scorso video, se vi tengo partecipi del bello, è giusto anche che vi tenga partecipi del brutto, quindi gli alti e bassi della vita per me è importante anche sul mio canale farvi sapere che la mia vita non è perfetta, quindi ci sono appunto i momenti up, ci sono i momenti down e io condivido tutto quanto perché mi piace essere comunque trasparente sul mio canale, non mi piace fingere che vada tutto bene, a volte l'ho fatto in passato sbagliando, proprio perché voglio sempre che nel mio canale, cioè quando uno viene sul mio canale si senta allegro, che passi un po' di minuti o magari un paio d'ore in spensieratezza, in allegria. Questo voglio sul mio canale perché è il mio angolino felice, il mio canale, ok? Quindi questo è quello che voglio trasmettere, però è giusto ovviamente anche magari nei vlog e nei video in cui parlo della mia vita privata rendervi partecipi anche della mia situazione sentimentale, insomma, quindi tra le altre cose ovviamente, però c'è anche questo nella vita. E capisco perfettamente la curiosità perché quando qualcuno si guarda, insomma, con molto affetto, eccetera, poi ovviamente le domande ti vengono spontanee, non è una cosa che si fa con cattiveria e me ne rendo conto perché anch'io sono curiosa di sapere le cose riguardo ai canali che seguo, quindi è normalissimo e anzi, insomma, mi fa comunque piacere. A volte ovviamente non condivido proprio tutto, 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 ci sono momenti e momenti, però non è una cosa che mi pesa, ecco. Poi, altra domanda, ciao Nicole, bacio, riesci a capire quando smettere di lavorare durante la giornata o sei in un loop continuo? E questa domanda mi è stata fatta un paio di volte. E penso arrivi da qualcuno che comunque capisce più o meno che cosa significa essere influencer, blogger, youtuber e quant'altro, insomma, qualsiasi nome vogliate darci. È difficile perché in realtà la tua vita è il tuo lavoro è la tua vita e anche se non è proprio così, comunque si intrecciano moltissimo. E per quanto mi riguarda, devo dirti onestamente, vorrei poterti dire no, ma io me la gestisco alla grande, cioè proprio ho gli orari. No, in realtà non è così, sono praticamente in un loop continuo quasi sempre, ci sono in realtà dei momenti in cui mi dico ok, adesso niente cellulare, niente computer, non si risponde alle chiamate di lavoro, non si risponde alle mail, mi dedico, non lo so, a fare qualcosa, una passeggiata, a guardare un film, quindi ci sono quei momenti che per la mia sanità mentale devo mantenere, però generalmente sono un po' in un loop continuo e quindi non appena mi arriva una mail, mi arriva appunto una chiamata o c'è una qualsiasi altra cosa che riguarda il lavoro, avendo ovviamente il cellulare sempre con me, sono sempre lì che comunque guardo, controllo, cerco anche di rispondere ai vostri commenti quando ho un attimo di tempo, anche se
più rispondo più sembra che io non rispondo, perché ce ne sono sempre tantissimi e io cerco di rispondere, ma comunque mi viene detto sempre: Nicole, non rispondi mai. Non è vero, vi giuro, solo che siete in tantissimi e quindi è impossibile che si noti che rispondo, perché io sono solo una, capito? Voi siete oltre 700.000. Altra domanda gettonatissimissimissimissima è: nel tuo futuro immagini di vivere nei Paesi Bassi o in Italia? Mi avete chiesto in tantissimi se mi trasferirò in Olanda, quali sono le mie intenzioni. Sapete che comunque è un paese in cui ho vissuto per quasi 5 anni, sapete che mi trovo molto bene qui, insomma sono a casa, quindi ci vengo spesso e quindi questa domanda me la state facendo in tantissimi e vi dico la verità che è una cosa che sto ponderando, che sicuramente mi farebbe... Non lo so, da un lato mi piacerebbe tantissimo, dall'altro ovviamente anch'io ho i miei timori, le mie preoccupazioni. Comunque si tratta di un trasloco molto impegnativo, io ne so qualcosa perché ne ho fatto uno dall'Italia all'Olanda e un altro dall'Olanda all'Italia, quindi insomma questo sarebbe il terzo, veramente poi basta, perché insomma, e quindi è sicuramente una cosa che, a cui ho pensato, mi sono anche un pochino informata, ho controllato, devo dire la verità, e ho sicuramente la possibilità di farlo anche in tempi brevi, però è una cosa che, siccome io mi butto sempre molto velocemente nelle decisioni, penso che sia meglio se questa volta ci penso un attimino, anche perché adesso ho comunque casa in Italia, quindi ho comprato casa, quindi devo un attimino vedere, però sicuramente voi mi conoscete bene perché lo sapete, sicuramente è una cosa che mi frulla per la testa. Altra domanda che mi viene fatta spessissimo: oltre a YouTube, che lavoro fai per permetterti tutto quello che hai? Solo, allora, questo è quello che faccio, l'influencer, quindi YouTube, Instagram, le mie collaborazioni con i brand, le mie sponsorizzazioni e ovviamente tutto quello che deriva da YouTube, che sono un miliardo di cose, ma questo è il mio lavoro al 100%, 24/7, full time, 24/24. Mi ricordo che agli inizi, quando avevo iniziato, l'avevo detta questa cosa, già tipo dopo un anno che stavo su YouTube, forse un paio d'anni, ed era scaturito, cioè il putiferio, era nato un disastro, veramente un casino, ma adesso penso che venga recepito molto più tranquillamente, anche se non del tutto, perlomeno in Italia. Negli altri paesi è un po' più... beh, negli altri paesi, tipo negli Stati Uniti, diciamo che è un pochino più diffusa come cosa, ma da noi è un po' percepita ancora in modo strano, anche se di influencer ormai ce ne sono tantissimi rispetto a quando ho iniziato io 10 anni fa sicuramente. Più che altro adesso c'è anche un desiderio da parte delle persone di diventare influencer, una volta no, ti guardavano tipo cos'è sta roba, e adesso invece c'è più questo desiderio, no? Si pensa che sia tanto figo fare l'influencer, quindi tutti vogliono diventare influencer, però quando uno dice di essere influencer comunque ti guardano tipo ok, quindi non fai niente, quindi ne sono consapevole, però questo è quello che faccio. Poi mi sono arrivati diversi messaggi che mi chiedono, allora, per esempio questo: hai litigato con Chiara Facchetti per colpa di Issima? Allora, io non ho litigato né con Chiara né con Issima. Issima, a parte che devo conoscerlo dal vivo, che ancora non ci siamo visti, ma prima o dopo si riuscirà, e anche con Chiara voglio vedermi prima possibile, anzi con lei ci sentiamo proprio sempre 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 sempre, anche su WhatsApp, quindi non ho litigato con nessuno dei due, ma visto che anche loro vanno d'accordissimo, non ho ben capito perché avrei dovuto litigare con uno per l'altro. Però ragazzi, queste sono le solite cavolate che se girano, sono cavolate, non ho litigato con nessuno, anzi non vedo l'ora di vederli entrambi e speriamo si riesca ad organizzare presto, perché noi nel dietro le quinte in realtà stiamo organizzando, quindi aspettatevi di vederci insieme. Poi c'è questa domanda bizzarra e strana che io non ho capito, ma presumo che ci sia del gossip di cui io non sono a conoscenza, e tanto per cambiare, ci sono sempre quei gossip che ti fanno, cioè che ti insegnano delle cose su di te stesso, su te stessa, che manco sapevi. Per esempio, molte persone dicono che il tuo matrimonio con Tomas sia stata una montatura a causa della sponsorizzazione con Benefit. Vuoi dire la tua opinione? Non ho ben capito quale sarebbe l'accusa, quindi non riesco a difendermi perché non capisco esattamente l'accusa qual è. Il progetto con Benefit era il progetto con Benefit, il mio matrimonio era il mio matrimonio, non ci azzecca niente l'uno con l'altro. Tra l'altro Benefit, cioè come brand, in nulla era presente il mio matrimonio, assolutamente non c'entra niente, quindi non ho ben capito che cosa c'è, cioè che cosa vuoi dire. Quindi io mi sono sposata per finta perché poi ho collaborato con Benefit. Non l'ho capita questa cosa, come se mi dovesse... non lo so, non l'ho capita questa cosa. Spiegatemela, se c'è in giro questo gossip, spiegatemelo, che poi
mi difendo come devo, però non ho ben capito. Poi, altra domanda: preferisci la vita da single o la vita di coppia? Un bacio a te, ai gattini. Un bacione grandissimo a te. Beh, dipende se la vita di coppia è una vita di coppia positiva e quindi si sta bene assieme e quindi è una cosa che ti porta un valore aggiunto a quello che magari tu già sei, e allora decisamente la vita di coppia. Altrimenti, se la vita di coppia non è così come l'ho appena descritta, decisamente meglio la vita da single, insomma. Penso che ovviamente dipenda dalla situazione, ma siamo d'accordo su questo. Poi un sacco di domande sui guadagni, come sempre. Ad esempio, guadagni di più con YouTube o con Instagram? Il profilo di Denver guadagna? Allora, il profilo di Denver non guadagna assolutamente nulla. L'ho fatto per scherzo perché volevo fargli avere il suo profilo e lui è molto contento di ciò. Infatti più lo filmo, più gli faccio le foto, più lui è contento. Quindi ragazzi, lo rendiamo solo che felice. Più attenzione gli diamo a Gatto Denver, più lui è contento. Quindi se ancora non lo seguite, il profilo di Gatto Denver su Instagram è Gatto Denver Real, andatelo a cercare su Instagram. E siamo quasi a 6.000 follower, ragazzi, insomma non proprio quasi, ma stiamo andando verso i 6.000 follower, quindi anche voi potete dare il vostro contributo per far arrivare Denver a 6.000 follower. E poi tu mi chiedi, allora, guadagni di più con YouTube o con Instagram? Allora, con Instagram non si guadagna nulla, con YouTube c'è la partnership e si guadagna con le visualizzazioni, a seconda di quante visualizzazioni si fanno ovviamente, e poi in più ci sono ovviamente i guadagni che derivano dagli sponsor su YouTube, su Instagram, su Facebook. Su Instagram ad esempio si guadagna solo tramite sponsor, quindi se c'è un prodotto sponsorizzato allora io guadagno, altrimenti con Instagram non si guadagna nulla. Se io vi posto una foto di me che non lo so, sto camminando, passeggiando in giro per il centro con il mio outfit, non ci guadagno assolutamente niente. Quindi questo no, ho visto che non è ben chiara questa cosa. Instagram non ha un programma di partnership come a YouTube, quindi con i click, con i like, non ci guadagni assolutamente niente. Altra domanda super gettonata è: se non avessi fatto la YouTuber, cosa avresti voluto fare da grande? Un bacio, ti adoro. Un bacio grandissimo anche a te. Ho visto che ultimamente appunto me l'ha fatta in tanti questa domanda, e in realtà penso che avrei fatto quello per cui stavo andando all'università, cioè volevo fare la traduttrice, quello che avevo anche iniziato un pochino a guardare, un pochino a fare proprio quando stavo iniziando YouTube. Che comunque sarebbe stato, se ci pensate, perché i professori a lezione ci avevano comunque avvisato, guardate che e fare la traduttrice è un lavoro molto solitario, sei molto da solo a casa, devi chiuderti insomma in una stanza per poterti concentrare, eccetera eccetera. E io ho pensato, che figata, poter evitare tutti e starmene da sola a casa a lavorare, fantastico. E poi alla fine ho trovato un lavoro che comunque mi permette di starmene sola a casa a lavorare, e alla fine il mio desiderio quello è. E questa era anche appunto una cosa che mi piaceva dell'essere traduttrice, cioè poter lavorare in pace, tranquilla. E quindi sì, penso proprio che avrei fatto questo. Poi non si sa mai nella vita, ormai sono 10 anni che faccio YouTube, quindi non so come sarebbe, poi si sarebbe un po' evoluto il mio percorso. E poi, ultima domanda per oggi, qual è la tua assoluta priorità in questo periodo? Love you. Allora, la mia assoluta priorità in questo periodo, pensare un po' a me stessa, a quello che voglio io principalmente, a quali sono i miei desideri, focalizzarmi sempre sul lavoro, perché oltre ad essere un lavoro, lo sapete, è una passione, quindi mi rende felice, avere voi mi rende felice. Sicuramente stare in serenità, questa è la priorità in questo momento, stare felice. Serena, felice, gioiosa, godermi le belle cose che ho, ma e non sto parlando solo di cose materiali, ma delle amicizie belle che ho, della famiglia bella che ho, del lavoro che ho, dei viaggi che sto per fare. Quindi questa è la mia priorità, essere serena, felice, pensare a me stessa e ai miei desideri, appunto, pensare un attimino, focalizzarmi un attimino su quello che desidero e basta. Questo per il momento è quanto. Quindi ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video, io vi mando un bacio grandissimo, vi abbraccio forte 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 perché vi voglio bene, e noi ci vediamo, non so se ci sarò domani su YouTube perché sono qui da 2 mesi, domani lei si opera e quindi non so se riuscirò a filmare domani. Se non c'è un nuovo video domani, ci vediamo dopodomani, ragazzi. Bacio grande, ciao.